E quindi veramente all'interno della nostra vita noi prendiamo solo delle decisioni su scorciatoie, basandoci su scorciatoie mentali, si chiamano bias cognitivi, e ci portano poi a cadere nelle varie fake news, ma in generale ci portano a convincerci di cose che non sono vere. Più sento nominare una cosa, più mi convinco che sia vera, anche se è del tutto irrazionale. Sentiamo sapori diversi con zone diverse della lingua. Falso. Boh, È falso? cioè, è completamente falso. Davvero? Sì, è una bufala nata Beh, per sì. sbaglio nel 1941 da un Ah, quindi errore di neanche l'altro traduzione. ieri. No, no, abbiamo capito tra l'altro che è falso nel 70. Beh, anche il fatto che non si possa fare il bagno dopo aver mangiato è Vabbè, completamente sì, una l'avevo credenza sentito. italiana. Inglesi e tedeschi lo fanno, non muoiono a milioni, quindi Si potrebbe forse fare. vale. E i bias sono tanti. Hai mai notato, ad esempio, che quando tu stai pensando di comprare, non so, un nuovo paio di scarpe? Inizia a notare le scarpe degli altri, inizia a notare, Sì. che queste scarpe che tu stavi osservando sono ovunque.